scolare do un attimo il contesto. Io in realtà volevo nascere nel 2017 da un gruppo di pochi ragazzi, giovani uomo tra i 20 e i 25 anni. Inizialmente scalavamo tetti, i principali tetti delle città d'Europa, e per questo appunto Ruffi il tetto. Il tetto che poi nel 2022, poi in realtà nel corso degli anni, però diventa la montagna, che è la nostra meta principale, e molte delle attività che presentiamo ai nostri soci e aperte poi tutti quanti. Nel 2021 appunto decidiamo di diventare una soluzione a tutti gli effetti. La volontà è quella, è stata quella che ormai nel tempo di coinvolgere il più possibile le persone che si avvicinano alla nostra attività e renderle in qualche modo partecipi attivamente, appunto, come si parlava prima, del progetto stesso, non in modo passivo. Oggi coinvolgiamo più di 160, siamo più di 170, continuiamo a crescere, abbiamo una crescita molto veloce e la media d'età delle persone è appunto di 28 anni, quindi siamo molto giovani in generale. Quasi tutti, a parte poche eccezioni, ci mettiamo comunque sempre al centro di 35 in Italia. Il motto che appunto utilizziamo, Exploring Places and Preserving Urbans, in generale ci occupiamo di ambiente su due livelli, e cioè appunto esploriamo il territorio, facciamo eventi come cammini di montagne, che appunto raccontiamo il territorio alle persone che partecipano agli eventi, e poi ci occupiamo delle zone che lasciamo scoprire le persone o che in realtà sono le stesse che abbiamo con le cittadine. Facciamo appunto varie tipologie di attività come il clean, tutti gli eventi hanno una particella iniziale che è quella del WIC, che contraddistingue appunto il gruppo, il nome che rappresenta anche il nome dell'associazione di WIC. Perché sono attività di protezione del territorio, ad oggi abbiamo raccolto più di 3.000 rifiuti sparsi per la città principalmente, anche se ci occupiamo in alcuni casi di sistemare la sintetica in montagna e di fare pulizia anche in montagna. Attività come quelle di bianchi di sassi che appunto riprendono la volontà di scoprire il territorio, facciamo passeggiate in montagna, escursioni arrampicate, guardiamo il tramonto insieme e riusciamo a coinvolgere circa nei bianchi di sunset, anche per motivi organizzativi, arriviamo circa a 20-30 persone, poi è troppo portare in montagna proprio troppo grandi per condurre le sue esigenze di camminata, ad esempio. Weekend siamo arrivati a coinvolgere più di 250 persone in attività singola, partendo da quando abbiamo iniziato le prime attività erano 5-6, quindi siamo cresciuti anche in questo senso. Facciamo poi attività che sono un po' più volte alla volontà sempre di partecipare all'interno dell'associazione, quindi ci facciamo conoscere, con eventi aperti mensilmente al pubblico che sono in bello, allo stesso bello, è semplicemente possibile venire, quindi siamo sempre presenti, ci raccontiamo e capiamo come coinvolgere le persone che vengono. O i wifi che in realtà sono allenamenti organizzati di lavoro che vengono organizzati tutto a corpo libero, sempre per raccontarci, per raggiungere sempre più persone e poi farli entrare all'interno dell'associazione dove poi veicoliamo il vero messaggio associativo che è quello appunto della tutela ambientale. Valori dell'associazione ce ne sono tanti, diciamo che per oggi quelli più importanti sicuramente sono il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità, l'inclusione e la responsabilità che percepiamo noi come persone che fanno parte di società e quindi della cittadinanza, e poi responsabili direttamente perché siamo stati probabilmente quasi tutti coloro che in qualche volta nella vita hanno sporcato e quindi riportano qualcosa al loro territorio. Questo è uno dei team che abbiamo organizzato. La cittadinanza attiva, quindi come abbiamo fatto, come stiamo cercando di allargare, di ingrandire la nostra componente di cittadinanza attiva. Noi ci muoviamo su tre fronti che sono le persone che costituiscono l'associazione, la pubblica amministrazione, le aziende profit e profit. In questo elenco manca un grande attore che adesso inizierà a essere presente, cioè le scuole, gli istituti formativi del territorio. A partire da settembre inizieremo varie collaborazioni, sempre per creare un rapporto diretto con le persone fin da quando sono piccoli, quindi cercheremo di fare un proprio lavoro su più o meno, per la maggior parte, sugli istituti formativi, quindi elementari, medie, e poi in realtà in alcuni casi ci sposteremo anche al liceo, dove però riusciamo già, anche senza collaborare direttamente con la scuola, a raggiungere gli studenti. Persone. Le persone sono appunto il cuore dell'associazione e ci permettono di fare le attività e quindi arrivare agli obiettivi che sono quelli associativi. Attualmente siamo 173, ogni giorno cresciamo, il 35%, e questa è la cosa importante dei soci, quindi più di 60 persone sono attive, cioè partecipano giornalmente all'organizzazione degli eventi, partecipano giornalmente alle attività proponendo alcune di nuove o aiutandoci proprio nell'organizzazione di quelle che sono già in essere. Abbiamo anche una corretta distribuzione tra uomini e donne, vorremmo essere più donne, speriamo che ne arrivino ancora di più.
In totale, considerando tutti gli eventi che finché abbiamo portato nel tempo, siamo riusciti a coinvolgere circa più, in realtà è un po' di più, però più di 2.000 persone tra tutti gli eventi che abbiamo portato. Pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione in generale ci dà appunto i fondi che alle associazioni giovanili soprattutto servono, che sono fondamentali, e gli spazi per portare a termine le attività che portiamo nel territorio. Attualmente abbiamo collaborato con il Comune, con UNESCO, con Lombardia, e diciamo che sono e rimarranno, presumo, i principali nostri interlocutori come associazione. Infine, le aziende profit and profit. Fin dall'inizio di MIUF, dalla sua creazione e costruzione, abbiamo deciso e abbiamo capito essere importante per la rete associativa, quindi innanzitutto collaborare con le realtà no profit del territorio che sono già, probabilmente conoscono magari il territorio anche meglio di noi, come Legambiente, che è appunto un'associazione storica, ma anche e soprattutto con associazioni giovanili come noi, quindi anche non per forza associazioni, ma ad esempio gruppi informali di ragazzi che hanno a cuore il tema ambientale, che lo declinano magari in altri modi, e ci permettono essenzialmente di appunto raggiungere sempre un pubblico il più estenso possibile e nello stesso tempo di riuscire a trattare la tematica come vediamo da un punto di vista, da altri punti di vista portati dalle altre associazioni. Collaboriamo anche con una serie di aziende. Le aziende ovviamente portano all'associazione dei fondi, fondi che ci permettono poi di trasformare quei soldi in attività concrete. D'altro canto le aziende con cui collaboriamo sono attentamente selezionate, nel senso che Timberland e BF Corporation sono due aziende che destinano 40 ore di lavoro di volontariato annuale pagato a tutti i loro dipendenti, quindi assicurano annualmente X ore di volontariato che vengono gestite e utilizzate principalmente nell'area del Comasco e nel Varesotto. Piantando una corporation è quindi un'azienda che non ha come scopo principale il profitto, e che si occupa di sovvenzionare dei progetti, e nel nostro caso sovvenzioni di chili, quindi ci permette di avere un'entrata fissa annuale da queste progettività che poi utilizziamo per comprare i materiali necessari e per insomma gestire poi l'associazione a più o meno. Ovviamente collaboriamo anche con l'azienda del territorio, più specificamente di questo territorio, come per esempio appunto ASL, il Teatro Sociale Generale. Questo è uno dei miei che abbiamo organizzato. A cosa serve creare questa cittadinanza attiva? Come poi la utilizziamo una volta che attiviamo tutte queste persone? Noi ci muoviamo appunto su tre fronti, anche in questo caso. Ecolario è un primo esempio, abbiamo organizzato all'interno da 2 anni insieme ad associazioni come appunto anche gli ambienti, in totale siamo circa 11 in realtà, quest'anno erano presenti anche i ragazzi del Tecnico Trasio, un festival ambientale che ha l'obiettivo di appunto in 2 giorni condensare i più eventi possibili per raggiungere più persone possibili e poi lasciarli la possibilità di conoscere le associazioni nel tempo, quindi è una vetrina che utilizziamo ogni anno per raccontarci, per far vedere quello che in realtà esiste a Como e magari molti non conoscono, e ovviamente al fine di creare una, come detto inizialmente, una rete che sia forte e che derivi anche dalla collaborazione giornaliera tra le associazioni, che non si limiti soltanto allo scambio di messaggi mail che appunto a Como e dentro di Como. Sinergie è un progetto che è stato iniziato insieme ad altri, soprattutto gruppi informali giovanili, e ha la volontà di interagire con il comune nello specifico rispetto alle politiche giovanili. Perché per la maggior parte dei giovani non ci interessiamo solamente di ambiente, ma interessandoci delle persone che partecipano all'associazione stessa, dobbiamo anche tutelare le persone stesse, quindi parliamo di politiche giovanili e della volontà e diritto nostro di poter poi accedere a delle possibilità che per esempio adesso sono un po' più chiuse ai giovani. Infine il supporto, che è quello che ci serve oggi. In generale tutti i volontari che sono fanno parte di MIUF fin dall'inizio vengono messi a disposizione in caso di emergenza di qualsiasi tipo a Como. Quindi quando c'è stata l'emergenza ambientale a Como qualche anno ormai due anni fa, e si è ripetuto purtroppo quest'anno durante le frane in generale, tutti i volontari sono stati attivati, sono stati guardati nel zona principale del territorio per aiutare la cittadinanza che in quel momento aveva bisogno. E con oggi appunto ci auguriamo di attivare queste persone anche in generale per renderli partecipi più o meno di progetti come simili ad esempio, quindi che abbia una valenza, come si diceva prima, oltre che economica e sociale anche scientifica, e appunto in generale tutti sono messi a disposizione della cittadinanza più estesa e poi di quella che partecipa all'attività. Vi ringrazio.